Ciao, mi chiamo Laura e sono un'ex studentessa IETI. Al momento frequento il corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica. Mi sono laureata l'anno scorso in IETI e il mio progetto di tesi è stato molto interessante. Sono riuscita a svolgere la tesi in un'azienda genovese, la JP Droni. In questa azienda ho avuto modo di non solo sviluppare e scrivere codice e acquisire più conoscenze, ma ho potuto anche lavorare su un drone vero e proprio. Il progetto di tesi consisteva nel sviluppare una tecnologia che permettesse a un drone di piccole dimensioni di muoversi in spazi piccoli, non conosciuti, riuscendo ad orientarsi grazie a dei QR code che erano stati posizionati sulle pareti. Dentro questi QR code che noi avevamo posizionato c'erano le istruzioni che permettevano al drone di muoversi da una zona all'altra di un percorso che noi sceglievamo, quindi può essere una stanza ma può essere anche l'intero piano di un edificio, e quindi di assolvere dei piccoli task. Quindi nel nostro caso abbiamo fatto portare il caffè nell'ufficio del capo. Però questo tipo di tecnologia può essere declinato in moltissime applicazioni. Ad esempio potrebbe essere utilizzato in un ufficio piuttosto che in un magazzino per il trasporto di oggetti di piccole dimensioni. In varie parti del mondo si sta già sviluppando questa tecnologia per dare istruzioni ai droni per trasportare medicinali, quindi poi muoversi anche nelle strade. Avete presente quella voce in Iron Man che parla sempre e sa sempre tutto, tutto pronto? Jarvis? Ecco, io in terza liceo avevo deciso che volevo creare il mio Jarvis personale. E in più, quando andavo a fare la spesa, avrei voluto che il mio telefono sapesse perfettamente cosa c'era nel frigorifero quando scadesse e che il frigo glielo dicesse. Questa cosa è possibile, la stanno già facendo, purtroppo, mi hanno rubato l'idea. E questa è elettronica. Questa è applicazione dell'elettronica alla nostra vita. Come triennale è molto completa. Riesce a dare una formazione in elettronica, in telecomunicazioni, in informatica. La preparazione è ad ampissimo spettro. Volendoci si può fermare anche dopo una triennale e si è comunque pronti per il mondo del lavoro. Ovviamente il perfezionamento delle competenze avviene anche grazie al percorso magistrale, che non dovrebbe mancare, anche perché permette poi di accedere a tutta una serie di possibilità come i master e i dottorati, che secondo me riescono veramente, per chi vuole per esempio proseguire nell'ambito di una carriera accademica o della ricerca, a dare tantissimo, o dei master di specializzazione che possono far avvicinare ancora di più alle proprie passioni, ai propri ambienti di interesse. I dubbi ci sono stati durante il percorso, più volte mi sono detta ce la farò arrivare in fondo, non ho fatto il passo più lungo della gamba. Importante, durante il percorso non possono mancare passione e tantissimo studio. Se studiare vi piace, ma soprattutto siete appassionati a tutto quello che vi circonda, a capire come funzionano le cose, a capire cosa potete effettivamente fare, a sporcarvi le mani, allora questo è il percorso che fa per voi. Serve tanta passione, serve tanta dedizione, ma non rimarrete assolutamente delusi da quello che riceverete dal vostro percorso.